La parola al consigliere Calise. Grazie Presidente, colleghi. Ci sono voluti 2 anni per arrivare in quest'Aula con questa delibera. Quindi, prima di tutto, un grazie e un complimenti a tutti i cittadini che hanno partecipato a questa raccolta e agli uffici tecnici, alla segreteria generale che hanno permesso di arrivare fino a questo punto. Credo ci sia... Credo ci sia un grande assente oggi, il sindaco. Dal mio punto di vista una presenza necessaria per trattare una delibera di iniziativa popolare. Vedo dei risolini in maggioranza, spero che non siano per la mancata presenza del sindaco per farlo notare. Dato che oggi ci troviamo in consiglio comunale, dopo che le commissioni si sono già espresse, perché qui si è parlato molto di torniamo in commissione, andiamo a parlarne ancora, rifacciamo gli emendamenti insieme. Le commissioni competenti hanno già licenziato la delibera, quindi se volevamo lavorarci seriamente su questa delibera l'avremmo già fatto. Quindi, anche in capigruppo va benissimo, abbiamo dato l'ok, credo che più se ne parli meglio è di democrazia diretta per tornare e lavorarci ancora. Ma allo stesso tempo facciamolo con dei tempi certi e io credo che questa sera, se di fatto si vorrà chiudere la discussione della delibera con questo punto, quindi prima di passare alle dichiarazioni di voto, noi come minimo dovremo dare per correttezza nei confronti dei cittadini una data per la Commissione e una data, o meglio una deadline, un termine massimo per il Consiglio Comunale, in modo da impedire che si vada avanti, come purtroppo accade, sappiamo benissimo che accade, su cui noi come Movimento 5 Stelle e spero anche ovviamente la Presidenza vigileremo. Dal punto di vista politico il Movimento 5 Stelle sposa al 100% la proposta. Ci piace il referendum deliberativo, ci piace il referendum abrogativo, ci piace il quorum zero e adesso dedicherò gran parte del mio intervento a rispondere a tutte le osservazioni che sono state fatte sul quorum zero e soprattutto ci piacciono tante migliorie tecniche e procedurali che permetteranno una cosa semplicissima, permetteranno ai referendum cittadini di funzionare, perché quello che non si dice è che in questo momento e abbiamo ormai 20 anni di esperienza sui referendum cittadini, questi sono stati fatti per non funzionare negli enti locali. In 20 anni quando hanno funzionato? L'unica volta in cui c'erano le elezioni nello stesso momento, quindi comunali e nazionali, con i 5 referendum. In precedenza invece cosa è successo? Era stato l'unico altro esempio, è stato fatto un referendum che poi è stato piazzato verso l'estate e quindi non è stato, non ha superato il quorum. E questo è uno delle modalità che diciamo, il potere di agenda della politica ha per invalidare la volontà dei cittadini sul referendum. Prima di tutto, tecnicamente questo referendum, questa delibera potrebbe essere votata con l'approvazione di un emendamento concordato con la segreteria generale di cui approviamo e accettiamo come Movimento 5 Stelle ogni parte, anche questa sera, perché ha passato qualunque vaglio tecnico, come è stato già detto dal primo firmatario. Partiamo però dal nocciolo della faccenda, il quorum. Ne hanno parlato diversi consiglieri, Tatarella, Monguzzi, Giungi, Mazzali, anche Gentili, con, dal mio punto di vista, un'apertura maggiore verso il quorum, se ho interpretato correttamente l'intervento. E molti hanno detto... Ok, non è possibile che 10 cittadini votino e scelgano per gli altri. Primo punto di partenza. Chiunque di noi qua dentro, se fosse stato votato da 10 cittadini e basta, sarebbe stato eletto ugualmente. Perché? Perché le elezioni non hanno un quorum. Un altro esempio... Un altro esempio, il referendum
costituzionale. Il referendum costituzionale a livello italiano, quindi di Costituzione, non prevede un quorum. Ma ovviamente, cioè, i promotori non sono dei pazzi che dicono togliamo il quorum, lasciamo una cosa che permette di prendere scelte sulla riapertura dei navigli da 10 persone, sulla richiusura dei navigli. No, anzi, noi, e chiunque espose questo testo di fatto, dice ok, noi diamo delle regole molto stringenti, cioè 115.000 firme certificate, che in questo momento con le attuali procedure non sono uno scherzo, in 120 giorni. E questo, ovviamente, unito alle modalità tecniche di controllo dei pareri, ed è quello che aggiungeremo, quindi ci sarà la verifica dal punto di vista finanziario, di copertura, la verifica tecnica di fattibilità, unite al numero di firme certificate alto e al poco tempo, relativamente poco tempo per raccogliere, dà una grande garanzia, proprio nell'ottica di togliere un quorum. E togliere un quorum perché? Proprio per evitare la strumentalizzazione, come è già stato detto dal consigliere Cappato, di sommare i no alle astensioni. E questo è il trucco che viene fatto per invalidare e per strumentalizzare l'utilizzo del quorum. Detto questo, sono arrivate delle proposte interessanti come Movimento 5 Stelle. Per noi il fatto di avere il quorum zero unito a dei corretti bilanciamenti dal punto di vista di firme è fondamentale. Ma come è stato detto anche dal promotore, una proposta interessante è venuta dal Consiglio di Zona 1, che dice di parametrare in base al numero di firme per rendere approvabile, per rendere valido il referendum, in proporzione, chiaro, con una proporzione da definire, alle ultime elezioni. Questa è una via di mezzo che anch'io personalmente ho trovato interessante, ma sicuramente va sviluppata e va trovato un mix, nel caso, dal nostro punto di vista, il quorum è da togliere, che renda utilizzabile il referendum. Quello deve essere l'obiettivo primario nostro come Consiglio Comunale, quindi renderlo utilizzabile, come non è stato fatto e non è stato possibile negli ultimi 20 anni. Rispondo un attimo anche sulle lobby. Ho sentito sia il consigliere Mazzali che altri interventi, anche Decorato ha iniziato a rispondere. Le lobby in questo momento non hanno alcun bisogno di passare dal referendum, sono già in Parlamento. Quindi anzi, credo che, come di fatto abbiamo visto, credo che gli farebbe perdere tempo. Noi abbiamo avuto la fortuna di registrare come Movimento 5 Stelle un lobbista che si vantava al telefono nell'aula fumatori di aver fatto cambiare il voto al principale partito di maggioranza, al PD. Questo è uno degli esempi, quindi io il problema lobby lo vedo proprio come ultimo. Allo stesso tempo, le proposte politiche, perché è vero, la proposta fatta dal Comitato è neutra, di fatto, ha degli elementi, ma ha anche molte garanzie, per esempio l'esclusione del piano di governo del territorio e di altri elementi. Credo che lì si possa concentrare realmente un dibattito da parte nostra. In alcuni casi Biscardini, come Presidente della Commissione Urbanistica, si era già mostrato aperto anche a prevedere delle forme di estensione del referendum anche per le varianti al PGT. Quello sì che è un argomento di interesse generale, come di fatto devono essere tutte le tematiche sottoponibili al referendum. Quindi lì credo si potrà concentrare il nostro dibattito, insieme alla possibilità di estendere ai cittadini comunitari e ai cittadini residenti non italiani. Questo è già possibile per la legge, il problema è nostro come comune, come amministrazione pubblica, che invece non siamo pronti per gestire questo, ma ovviamente si può impostare, magari con una mozione, il mandato alla Giunta di provvedere, iniziare a predisporre un sistema che ci permetta di includere anche il voto dei cittadini stranieri residenti a Milano. Sul voto ai 16 anni, anche lì è da discuterne. Credo potrebbe essere un ottimo elemento farlo, un ottimo ambito di discussione per noi, e soprattutto ricordiamo che sia il voto agli stranieri residenti, che il voto a chi ha 16 anni, che altre estensioni di competenze, per esempio il PGT, sono già tutte possibili dalla legge. Il testo unico degli enti locali prevede già queste possibilità dal 2005.
Io concludo e spero si possa parlare ancora in quest'Aula di democrazia diretta, di strumenti, certo da tenere sempre in rapporto con la democrazia rappresentativa, e concludo con una valutazione mia personale. Il referendum è dato, cerco di rispondere anche a molte preoccupazioni sull'utilizzo di questo strumento. Prima di tutto, in tutti i paesi che vanno verso la democrazia diretta, Stati Uniti a livello federale, Svizzera, altri paesi dell'America del Sud, altri paesi europei, tutti stanno andando nella direzione di togliere il quorum ed estendere le potenzialità di questo strumento. Ma l'effetto non è quello che si può immaginare, si va a fare milioni di referendum, decine di referendum ogni anno, anzi, il referendum, e questa è una mia valutazione personale, nel momento in cui è deliberativo e senza quorum, quindi non strumentalizzabile e vincolante, funziona molto meglio quando non viene usato, quando la politica sa che quello strumento potrebbe essere usato, e allora sì che cambi le modalità di governo dell'amministrazione. È a quel punto che quello strumento inizia a funzionare, anche senza essere utilizzato di fatto. Io con questo messaggio spero di aver dato degli elementi in più utili per la discussione e che possa portarci a un'approvazione in tempi brevi. Ringrazio e rilancio ai capigruppo la richiesta, adesso magari parlandone alla fine di questi interventi, se si può con l'ordine dei lavori, di dare ai comitati, al comitato, a tutti i cittadini, un tempo, una data, una deadline entro cui andare in aula. Questo potrebbe essere un grande segno di apprezzo anche da parte nostra nei confronti di questo lavoro. Grazie.